E così alla fine ce l'hai fatta. Dopo anni sei finalmente riuscito a portarla fuori a cena. Ah, Maria, che profumo stasera. Anche se in vero, quando ti guardo mi manca il fiato. Tutto sembrava andare per il meglio, ma proprio quando pensavi di aver trovato finalmente l'anima gemella, hai scoperto che partecipa al Family Day. Calda! Non chiedo certo acqua santa, ma almeno qualcosa di fresco. Ti senti smarrito, non sai bene cosa fare, perché la dea a cui stai facendo il piedino da 80 minuti buoni ha iniziato a raccontarti di come gli omosessuali finiranno all'inferno e senti che le vostre anime non vibrano più alla stessa frequenza. Aiuto! E adesso come faccio a portare a termine la mia missione? Il canale di Gross presenta 10 frasi da non dire per rimorchiare al Family Day! Senti, so che ci siamo appena conosciuti, ma mi vuoi sposare? No, ora sono d'accordo con te. Tra adozione alle coppie gay, diritti LGBTQ, non se ne può più. Per me un bambino deve avere una madre, un padre e un amante. Ed è per questo che sono qui. Cioè, in pratica, stasera mia moglie sarebbe a Pilates. Dalla 25esima lettera di San Paolo agli Apostoli. Dammela! Ok, carico. Mi staccheresti la spina? Fatality! Sai, ho voglia di fare all'amore con te. Rigorosamente senza preservativo e missionario, Ti prego, vieni con me. Non fare abortire i miei sogni. Qualcuno pensa ai bambini! Senti, ma ti va di salire da me? Poi potresti lavare i piatti, cucinare. Ma che bello smalto! Guarda, facciamo pandan! Senti, ma da 1 a 10 quanto mi trovi attraente? E sempre da 1 a 10 quanti figli vuoi fare?